Buonasera, Giovanni Paolo II rientrerà a Roma fra 5 ore al termine della sua visita in Portogallo, una visita che, se ha visto le consuete folle di fedeli come nei precedenti viaggi del Papa, è stata sul punto di concludersi tragicamente per il tentativo di aggressione di Juan Fernández Cron, il giovane prete spagnolo che, armato di una baionetta, si è avvicinato al Papa con l'intenzione di ucciderlo o almeno di ferirlo. Nella foto l'aggressore è in terra, pochi minuti dopo la sua cattura da parte degli agenti di sicurezza. Il magistrato ha negato a Cron la libertà provvisoria e ha preso 6 mesi di tempo per istruire il processo. Durante questo periodo Cron dovrà rimanere in carcere. Al magistrato ha dichiarato di aver sfiorato la gamba del Papa nel suo tentativo di aggressione e di averne ricevuto uno sguardo fulminante. Questa affermazione è stata confermata dalle immagini trasmesse ieri dalla televisione portoghese, dove Cron appare vicinissimo al pontefice. L'ultima giornata della visita papale è iniziata a Coimbra, dove Giovanni Paolo II ha parlato davanti a migliaia di studenti nel grande patio dell'antica università di questa città. Successivamente si è recato al santuario di Sameiro. L'ultima tappa è ad Oporto, da dove rientrerà a Roma in forma privata. La segreteria della Federazione Unitaria proporrà al direttivo dell'organizzazione di proclamare uno sciopero di 4 ore il 28 maggio per tutte le categorie impegnate nella vertenza per il rinnovo dei contratti di lavoro. Lo ha deciso questa mattina la segreteria. Una decisione definitiva comunque verrà presa lunedì. La scelta fra la pace e la guerra per le Falkland spetta ormai agli argentini. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro degli esteri inglese Francis Pym, parlando al congresso conservatore scozzese. Dalla stessa tribuna la signora Margaret Thatcher aveva detto ieri che, pur essendo favorevole alla trattativa con Buenos Aires, Londra non accetta in nessun modo la svendita delle isole. Pym ha ripreso questi concetti e ha aggiunto che comunque la Gran Bretagna sta facendo ogni sforzo possibile per raggiungere un accordo. Lo scopo dei negoziati in corso è quello di individuare i punti sui quali si deve insistere e quelli su cui si può essere flessibili. Nelle prossime ore Pym incontrerà gli ambasciatori a Washington e alle Nazioni Unite, convocati in Gran Bretagna per fare il punto sulla mediazione di Pérez de Queillar. Da questi colloqui dipenderà la sorte dell'iniziativa dell'ONU. Sul piano militare, Londra ha confermato i bombardamenti di ieri notte, ma ha nuovamente smentito che un'altra fregata della Task Force sia stata affondata, come sostengono invece gli argentini. Da oggi e per ogni fine settimana, Corso Vittorio Emanuele, una delle vie più celebri di Milano, sarà isola pedonale. L'iniziativa del comune prevede anche mostre, spettacoli e una parte del centro riservata ai pedoni durante al weekend. Fino al 30 giugno, nuovo orario anche per i negozi. Gli esercenti sono stati infatti esentati dall'obbligo del rispetto delle 44 ore di apertura settimanale, per cui potranno restare aperti nell'intervallo meridiano, prolungare l'orario il giorno del sabato fino alle 23 e lavorare anche la domenica, questo per i negozi di genere non alimentare. L'iniziativa è stata accolta molto favorevolmente. Disagi nella sanità pubblica: a partire da lunedì prossimo i dirigenti delle unità sanitarie locali effettueranno infatti uno sciopero bianco fino al 24 maggio. Da quel giorno al 29 lo sciopero sarà totale. È stato consegnato oggi a Milano il primo di 50 taxi attrezzati per il trasporto di handicappati. Il taxi, che è il primo in Italia, è stato acquistato con il contributo della Regione Lombardia, della Provincia e del Comune di Milano. Era questa l'ultima notizia del nostro TG2 Flash. Grazie per l'ascolto e buona serata.